La cattedrale fu eretta tra il 1087 e il 1094 da Bernardo, vescovo di Foro Claudio, che decise di trasferire a Carinola l'antica sede della diocesi. La struttura originaria era a tre navate, divise da colonne di spoglio con tre absidi sul fondo. Alla prima fase costruttiva risalgono il portale d'ingresso e probabilmente uno dei capitelli del portico con decorazioni leonine. Dopo la morte del vescovo, avvenuta nel 1109, la chiesa subì lavori di ampliamento che comportarono la creazione di una quarta navata, inglobando il lato di un precedente chiostro e la realizzazione del transetto. Nel 1118 la chiesa venne consacrata da Papa Gelasio II, subendo successive trasformazioni nel XV secolo. Nel 1558 fu completato il portico riutilizzando colonne e capitelli dell'edificio di età normanna. L'interno presenta volte a crociera sulle navate e un abside con perimetro pentagonale su cui è impostato una volta a semi-ombrello. In stile rinascimentale è la cappella contenente le spoglie del vescovo Bernardo, raccolte in un sarcofago di età romana. Recenti interventi di restauro hanno messo in luce preziosi mosaici policromi di età paleocristiana e i resti di un pavimento in opus sectile.